Il 5 luglio del 2021 ci lasciava un'icona della televisione italiana, Raffaella Carrà. Lei ha dedicato questo libro, Morellini Editore, firmato dalla giornalista Rai, scrittrice Adriana Panitteri, che questa mattina davvero ci onora della sua presenza. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno, grazie, grazie Raffaella Carrà, la ragazza perfetta. Allora, Adriana, hai scritto questo libro lasciandoti sollecitata da un'amica. Scrivi questo libro e poi giri proprio anche un documentario dedicato a Raffaella Carrà, nel quale è raccolto sia nel libro che nel documentario i ricordi e le storie di coloro i quali l'hanno conosciuta. Che ritratto emerge di questa icona della televisione? Allora, è nato prima il documentario e poi il libro, insomma un po' un percorso al contrario, però il ritratto che è emerso è che è un ritratto che io ho costruito un po' da cronista, no? Seguendo Briciolina, dopo Briciolina, tutte le persone che hanno lavorato con Raffaella e che le sono state amiche, ed è emerso veramente il ritratto di una ragazza perfetta, un po' una provocazione quella, no? Del titolo, però è la verità, cioè Raffaella Carrà era una donna che ha dedicato tutta se stessa al lavoro con grande spirito di sacrificio, ha fatto anche delle rinunce, non ha mai usato scorciatoie, era la prima ad arrivare la mattina e l'ultima ad andare via la sera. Quando gli altri si riposavano, lei per esempio in Argentina studiava lo spagnolo chiusa in camera, questa era Raffaella. C'è un passaggio in cui citi Raffaella che dice: "La vita è una partita a carte, a me piace avere il mazzo in mano, io me la sono giocata, a volte ho pagato un prezzo e altre mi è andata bene, ma non posso dire di non essermi divertita". Quello che colpiva molto, ad esempio, chi non ha visto almeno una volta Caramba che sorpresa, Caramba che fortuna, la precisione di Raffaella, la professionalità, il fatto che ricordasse quasi a memoria tutte le storie che si doveva trovare poi a raccontare, questo davvero ha fatto di lei una Sì. professionista unica, davvero un'icona. Quello che mi colpisce nelle prime pagine, tu parti con una data, il 9 luglio del 2021, non ti ricordavi, tu appunto racconti di esserti occupata sempre di altro, di cronaca, di altri argomenti, altre tematiche, avevi dimenticato che quel giorno ci sarebbero stati i funerali di Raffaella Carrà. Quello che ti ha colpito è stato che Esatto. cosa? Ma sai, la morte di Raffaella è arrivata un po' all'improvviso perché lei aveva mantenuto questo segreto. Quello che mi ha colpito è stato, cioè, il viso delle persone, cioè la faccia delle persone che erano lì in piazza per il funerale di Raffaella. C'era veramente una vita dentro, no? Delle persone che le erano state vicine, che l'avevano amata, di chi l'aveva anche un po' troppo forse idolatrata. E c'era proprio questo smarrimento, perché appunto questa notizia è arrivata così all'improvviso, nessuno sapeva della malattia di Raffaella, e qui c'è secondo me anche un po' la sua grandezza, cioè la sua capacità di starsene, diciamo, fuori dal rumore che invece lei comunque aveva sempre provocato, no? E allora questo mi ha molto colpito, perché c'era proprio lo sgomento nelle persone che erano al funerale. Una malattia vissuta davvero nella discrezione, nel silenzio, così come nel silenzio e nella discrezione lei viveva un altro aspetto della sua vita, che era quello della beneficenza, di fare qualcosa di buono per gli altri, con un post scriptum, non dire a nessuno che ho fatto questo gesto. E qui racconti una storia molto molto bella e significativa, che dipinge una Raffaella Carrà, potremmo dire, poco conosciuta. Sì, Raffaella era veramente una donna riservata, cioè non voleva stare sulle riviste, no? Tranne che per il suo lavoro, non voleva i gossip. Ed è stata molto bella questa storia, diciamo, che abbiamo raccontato, che ho raccontato un po' in esclusiva, diciamo così, che è quella di Kevin Rebello. Lei vedeva dalla sua villa al Giglio la Costa Concordia, insomma, rovesciata dopo il naufragio con le vittime di cui ricordiamo. E Kevin era un ragazzo indiano che cercava suo fratello che faceva il cameriere sulla nave.
purtroppo ritroverà poi soltanto il corpo del fratello. Quindi era lì continuamente all'argentario, insomma, parlava con la capitaneria di porto, spendeva soldi, no, per stare in albergo. Raffaella lo vide in televisione, quindi gli mandò dei soldi e quel biglietto in cui diceva: non dire a nessuno che ho fatto questo gesto. Ovviamente questa riservatezza è venuta meno con la morte di Raffaella. Adriana, non voglio rubarti altro tempo perché è una giornata impegnativa questa per te, però Sono qui al lavoro, questo è il mio angolo. non possiamo però non citare un legame speciale che Raffaella Carrà aveva con San Giovanni Rotondo, con i suoi amici frati, così come li definiva, e con Padre Pio, I i fraticelli, Fraticelli. esatto, ma non possiamo, sai, mi ha colpito molto anche il racconto di persone appunto di San Giovanni Rotondo che dicevano che lei ogni tanto andava lì sempre in silenzio, sempre riservatamente perché aveva una fede particolare, vera, sincera per Padre Pio e quindi non aveva bisogno anche lì di lustrini, non aveva bisogno di raccontare che aveva invece il desiderio di questi momenti di quiete appunto a San Giovanni Rotondo, un legame fortissimo. Ti ringraziamo di cuore per questo tuo ricordo. Grazie. Ricordiamo il titolo del tuo libro, Raffaella Carrà, la ragazza perfetta, e Morellini, editore, firmato da Adriana Panitteri. Grazie di cuore. Ti salutiamo Grazie a voi. e condividiamo con i nostri amici telespettatori un passaggio di un'intervista realizzata dal nostro direttore Stefano Campanella a Raffaella Carrà, era giugno del 2002. Grazie Adriana. Bene, grazie a voi. Ho conosciuto te, tutti i frati che sono persone meravigliose e devo dire che il rapporto umano mi ha portato sempre più vicino a Padre Pio. Ho conosciuto sempre di più, come dire, gli angoli del suo animo, avvenimenti della sua vita. Sono stata a Pietrelcina, ho visto le stanze, cioè più lo conosci e più in realtà, come dire, è come una calamita che ti accalappia e vuoi saperne ancora di più. Ma c'è un aspetto della sua vita, della sua personalità, della sua spiritualità che ti ha colpito in maniera particolare? Di lui sicuramente la pragmaticità, il fatto di essere riuscito a costruire questo grandissimo ospedale che è qualcosa di straordinario per il livello, la qualità e la bellezza, che lui naturalmente chiamava Casa Sollievo, che è molto meglio. Di sicuro, per esempio, di lui mi colpisce il fatto che abbia un'energia così grande che gli capitavano storie incredibili, come mi ha raccontato padre Guglielmo. E soprattutto una persona che ti guarda negli occhi e senza bisogno di spiegargli come sei, lui lo sa già. Fa un po' paura questo, mamma mia. Però, voglio dire, nello stesso tempo ti fa paura, ma ti dà grande leggerezza perché se tu non hai cose gravissime da nascondere, praticamente lui le sa già e non devi stare a spiegare tante cose. Mi piace di lui anche il rapporto che aveva con i frati, suoi compagni. Penso a quello che deve aver sofferto, a parte fisicamente, il fatto di stare 3 anni chiuso in una celletta, non poter dire messa. E poi mi piace di lui il fatto che si spaventasse che Dio avesse scelto lui come mezzo per portare la sua forza negli uomini e che ne avesse paura di questa cosa così grande. E mi sono stupita perché è famosissimo in tutto il mondo, ho visto lettere che arrivano da tutte le parti del mondo. Evidentemente, forse l'unico motivo che io posso capire è questo. In questi giorni ho avuto occasione, perché molte persone mi domandavano dove vai, cosa fai. Molte persone mi hanno ripetuto la stessa frase e di varie estrazioni, di vari livelli, italiane e straniere. Comunque, se tu preghi Padre Pio, ne avrai un beneficio. Lui mi dà un'energia per fare delle scelte. Quindi vuol dire che, insomma, lui ti protegge solamente se tu lo pensi. Ma non a uno, a un sacco di persone. E allora quando è così, l'amore nei suoi confronti per forza deve essere grande. Poi un'altra cosa mi piace di Padre Pio, il fatto che non è stato decretato, come dire, un santo per questioni di potere.
cioè la gente di tutto il mondo, i gruppi di preghiera, i frati, i missionari, ma comunque la gente, il popolo di tutto il mondo ha detto: lui è l'uomo che noi scegliamo. Questa è la cosa più bella del mondo, secondo me. È grandissimo, Padre Pio, perché aiutare tante persone in tutto il mondo è complicato, eh? Ha un bel da fare, Padre Pio, eh? Ma meglio così, perché lui deve stare sempre, come dire, sempre in funzione. Anche se è santo, non si deve adagiare lassù, ma deve continuare a aiutare tutte le persone che gli vogliono bene. Esattamente 22 anni fa, era il mese di giugno, Raffaella Carrà era qui insieme a Sergio Riapino e a tutta la squadra che poi organizzò una serata dedicata a Padre Pio, proprio a qualche settimana, a qualche giorno meglio, dalla sua canonizzazione, 16 giugno del 2002. Ebbene, abbiamo ricordato dunque Raffaella Carrà grazie alla testimonianza, alle parole di chi ha scritto un libro dedicato a lei, un documentario, la giornalista Rai Adriana Panitteri. Andiamo in pubblicità, ci fermiamo qualche istante, poi torneremo insieme con le ultime notizie con Nicola Morcavallo e ancora con contributi da Trieste.